L'apparizione di Meghan Markle al TED Talk della sua amica Mizan Harriman è stata analizzata da un esperto di linguaggio del corpo per Express. Meghan ha rotto la copertura per la prima volta da quando ha rilasciato una dichiarazione sulla sua decisione di non partecipare all'incoronazione del re Carlo III. È apparsa a un TED Talk per presentare la sua amica. Meghan è apparsa al TED Talk tramite collegamento video per annunciare il fotografo Mizan Harriman, che ha fotografato alcuni dei momenti più intimi di lei e del principe Harry. Un'immagine del suo aspetto è stata condivisa sull'account Instagram di Harriman, dove ha scritto: "La duchessa del Sussex è stata così gentile da presentarmi sul palco per il mio chiocciola TED, grazie per il supporto Meg." In esso, la duchessa può essere vista fare una registrazione dal suo studio nella sua casa californiana da 14 milioni di dollari. Nel video, Meghan ha elogiato l'occhio impareggiabile di Mizan per una buona fotografia e ha notato che ha catturato molte pietre miliari significative per me e la mia famiglia. Portava i capelli con la riga in mezzo, che le ricadevano lunghi e lisci intorno al viso. La duchessa ha indossato un top senza maniche rosa pallido con scollo a barchetta. Il suo trucco era fresco e leggero, con fard rosa e un labbro rosa per abbinare la parte superiore. L'esperta di linguaggio del corpo Judy James ha commentato esclusivamente l'aspetto e ha detto che Meghan non stava spingendo un aspetto regale per il filmato. Judy ha dichiarato: "Meghan sembra aver scelto un look molto naturale, fresco e piuttosto giovanile qui, in linea con una tendenza popolare al momento."